Salve a tutti! Per sistemare al meglio le mie penne e pennarelli calligrafici ho creato un astuccio arrotolabile in stoffa come questo, così da avere le penne sempre a portata di mano, sempre bene in vista e soprattutto in ordine. Questo è l'astuccio aperto. Quando finisco di lavorare, semplicemente arrotoliamo e andiamo ad agganciare con questo elastico. Ed eccolo ben chiuso. Comodissimo, no? Volete realizzarne uno anche voi? Allora venite con me. Per realizzare l'astuccio arrotolato abbiamo bisogno di due pezzi di stoffa che misurano 32 x 24 cm. Un pezzo di imbottitura che misura sempre 32 x 24 cm. Una striscia di stoffa che misura 9 x 32 cm e dell'elastico. Ci serviranno ancora degli spilli, una matita, una riga, un pennarello per prendere la distanza tra un pezzo di elastico e l'altro e la macchina da cucire. Per prima cosa prendiamo il pezzo di stoffa che andrà all'interno dell'astuccio e l'elastico. Facciamo una riga con la matita 11 cm dal basso per poi fissare l'elastico. Prendiamo l'elastico e lo fissiamo con uno spillo. Prendiamo il nostro pennarello, lo posizioniamo sull'elastico, tiriamo leggermente e puntiamo con uno spillo. Togliamo il pennarello e continuiamo. Facciamo questa stessa operazione fino alla fine della stoffa. Dopo aver puntato l'elastico con gli spilli, andiamo a cucire punto per punto con la macchina da cucire. All'estremità lasciamo un po' di elastico, quindi non lo tagliamo subito, lo tagliamo in un secondo momento. Dopo aver cucito tutto l'elastico, con un ago e con pazienza, facciamo passare tutti i fili sul retro. Adesso attacchiamo la tasca in basso facendo due cuciture a 10 cm da ogni lato, quindi 10 e 10, e andiamo a fare le due cuciture. In basso lasciamo aperto, cuciremo in un secondo momento. Abbiamo creato la nostra tasca in basso, adesso pieghiamo l'elastico in eccesso in questo modo e lo rivoltiamo all'interno. Assembliamo il tutto mettendo l'imbottitura, sovrapponiamo con l'interno, pieghiamo in questo modo e chiudiamo con l'esterno della stoffa che va messa a rovescio, faccia dritto con dritto. E andiamo a cucire il tutto lasciando una piccola porzione aperta per poi risvoltare la stoffa. Dopo aver cucito il tutto, risvoltiamo. L'astuccio che si arrotola è quasi pronto. Dobbiamo semplicemente chiudere questo punto con un punto invisibile. Piaciuto il mio astuccio? Mi auguro di sì. Fatemelo sapere nei commenti e se vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale. A presto! Ciao ciao!